Sì, sto arrabbiato. Vado a fa. Guarda, sto arrabbiato. Con te ce l'ho. Sto arrabbiato con te. Cioè, con te, con voi. Ma quante volte ve lo devo dire? Io non so più come devo fare con voi. Io non so più come difendervi. Io posso arrivare fino a un certo punto. Poi non ce la faccio più. Perché ci hanno ragione. Ma può essere che ogni volta che ci uniamo insieme dobbiamo farci riconoscere, vai io. Ce la vogliamo dare una calmata o no? Salve a tutti infamoni, prima di iniziare questo video nel quale parleremo niente po' di meno che una grandissima app, sì, parleremo di un'app, voi mi venite a dire ma come Vox, tu hai sempre detto che le app funzionano, le app funzionano, ho scoperto che le app funzionano grazie a una ragazza, che adesso vedremo in video, in realtà grazie a una segnalazione di una serie di infamoni, ho scoperto che sul canale YouTube di una ragazza è stata appena scoperta un'app che ci permetterà niente po' di meno che di parlare in diretta live con Mario. Oggi parleremo con Mario. Ok, noi tramite questo, sì, oggi parleremo direttamente con Mario. Quindi preparatevi, ma prima di parlare col signor Mario, facciamo un po' di saluti. Quindi salutiamo Fabio, Alessia, Nancy, Mirko di Ghost Hunter Team. Salutiamo e ringraziamo Cristian e Claudia del canale Ego per la reaction fatta al video a loro dedicati. Salutiamo tutti gli amici infamissimi di Infamily, Lele, Angie, Carlo, Daniele del Ghost Hunter Team Italia. E in più salutiamo Pino e Silvia. Io non li volevo salutare, però li devo salutare per forza. Sono obbligato a salutare. È l'ultima cosa che avrei fatto. Cioè, Silvia, vabbè, la saluto perché è una bravissima persona. Pino, no, un po' di meno. Però, perché mi avete costretto a salutare Pino e Silvia, soprattutto Pino, in realtà? Perché ieri, durante una loro live, io, negli unici 5 minuti liberi che ho avuto di tempo in giornata, mi sono semplicemente collegato in chat, in live, e ho salutato un po' la chat. L'avessi mai fatto. L'avessi mai fatto. Guardate che è successo. Allora, siccome il nostro è un canale serio, comportati meglio, un canale che parla di paranormale, per cortesia. Poi dopo vieni richiamata da Vox Allora, Populi e sì, ti fa. metafonicamente parlando. E poi eccolo, entro in meno di 3 secondi, sento il mio nome, Vox Populi. Eh sì, eh Ma sì. l'abbiamo nominato? Eh sì, perché ti ho detto, avete, cioè neanche tempo di fare gli scemi dentro questa, dentro la nostra programmazione, che subito arriva Vox Populi. È preciso, Ma perché Vox Populi, sai quindi. cosa fa? Lui non è che attende che arriva il messaggio. Lui proprio appena, lui non guarda i nostri video, lui interviene solo nei momenti in cui ha delle capacità paranormali, cioè interviene solo nei momenti in cui si accorge che facciamo qualcosa che non va bene. Ecco, allora dici cosa c'è che non va bene, faccio un video. Lo so io cos'è che non va bene. Allora, Giorgio Cavaliere sono i capelli ricci. Ah già che tu sei fissato con i capelli ricci, grazie Giorgio. E vabbè, allora Vox, questo è per te. Quello che abbiamo vissuto realmente, non quello che è stato Eh scritto, no, eh no, eh? perché ormai, guarda, lo vedi anche dai commenti, ormai sta andando di tendenza solo Vox. Vox? Cioè la gente viene nel nostro canale e saluta Per Vox. salutare Vox. Cioè non a te e a me, al Pate. Salutano Vox, perché ormai è lui. Cioè Vox, te lo dico, sincero, io sono felicissimo che tu sei entrato su YouTube. Sai perché? Perché grazie a te sta finalmente, adesso sto parlando No, serio, sì. Sta finalmente nascendo una community che parla di paranormale, Oh, perché si sta finalmente, e cominciando a finalmente dare, perché? attraverso l'utilizzo dell'ironia napoletana di Vox Populi, che è intramontabile, si sta cominciando a dare quell'essenza di tendenza anche in questo mondo che fino a qualche periodo fa era di nicchia. Sì, e poi era riconosciuto soltanto come, diciamo, soltanto per andare a conferenze e capire, Questi diciamo, dalle associazioni, secondo una loro statistica, che cosa vuol associazioni dire il con questi paranormale. convegni così tristi. Allora. Va bene, andiamo avanti. ASP Sensitive Paranormal. Grazie, ciao, grande box. Grande box. Va, Vai, box. box, ciao, andiamo. È stato Grazie, bello. grazie, arrivederci a tutti. Andiamo, basta, no, lascio la trasmissione. Non se ne può. Ciao Claudio Gioffredi, sei nuovo? Eh sì, sei nuovo, benvenuto, Vuoi salutare benvenuto. Vox? Vuoi salutare Vox? Fammi. La trasmissione è sua. Allora, Vox, ti invitiamo personalmente ad venire qua con noi quando facciamo le live del Pate. Vai via la maschera, vai via la maschera. Ma dico io, non può essere che appena uno si collega, io ho perso anche il diritto, il piacere di entrare nelle live, cioè entrare poi, leggere i commenti nelle live di qualche amico che subito fa di mace. Non può essere, aiuto, fatti, cioè,
Aiuto, noi se continuiamo così fra un po' ci viene a tutto quanto, ci portano a poveglia quando ne siamo noi, quando ne siamo di noi. Scherzi a parte, volevo ringraziare tutti i ragazzi collegati in live ieri, volevo ringraziare Pino e Silvia e scusarmi per il danno involontario che ho creato, ma ringrazio soprattutto tutta la chat che mi esprime vicinanza e apprezzamento ai miei contenuti, sia sul mio canale, sia in occasione degli interventi nei canali degli amici a noi in qualche modo collegati, nel bene o nel male. Continuate così, a noi fa piacere, a me fa piacere e sicuramente a chi ci ospita di tanto in tanto fa ancora più piacere. Ma adesso dobbiamo fare una cosa fondamentale, io ve l'avevo promesso, chiudiamo ufficialmente il contest in Family 800. Ormai siamo a 1200-1300 iscritti, non mi ricordo perché non è che li vado a controllare, ma più o meno abbiamo sicuramente superato i 1000, quindi contest in Family 800 ufficialmente chiuso. Entro il fine settimana uscirà un nuovo video nel quale riassumeremo un po' i video che sono stati selezionati da una persona segretissima, infamissima, una carogna praticamente, non vi dico chi è, ma lei a breve guarderà questo video, quindi sa benissimo chi è. Entro il fine settimana uscirà quindi il riassunto di tutti i video selezionati. Dal momento della pubblicazione avrete un mese di tempo al di sotto i commenti per votare il video che più vi piace. Vi ricordo che il video che vincerà questo contest, l'autore del video che vincerà questo contest, avrà, se vuole, il piacere di collaborare insieme a me in una produzione video. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e vediamo a noi perché siamo qua. Voi perché, se voi siete qua perché avete letto il titolo di questo video, che non so ancora qual è, ma sicuramente dal titolo avrete capito che oggi utilizzeremo un'app meravigliosa, straordinaria. Cioè, buttate le tavole Ouija che avete a casa, quella che vi hanno regalata al battesimo, buttatela, non serve più. Dopo quella che vi hanno regalata alla comunione, buttatela, non serve più. Esiste ufficialmente un'applicazione che rende inutili tutte le vostre tavole Ouija. L'ho scoperta perché volevo fare una seduta per evocare, appunto, state zitta te, sto registrando. Volevo fare una seduta di tavola Ouija come si deve per parlare con Mario, no? E allora sono andato da Brico per comprare il pezzo di legno. Ho detto, vabbè, me la costruisco come si deve. Cioè, compro il legno, poi contatto qualche costander che è esperto nel settore, mi faccio dire come funziona, come devo maledirla, benedire, non so come funziona. E quindi poi faccio la seduta. Sono andato da Brico e Brico mi ha detto, signor Brico, io dovrei fare una seduta di tavola Ouija, mi serve un legno particolare. Ma te senti, Vox, ma tu lo sai che siamo nel 2019? E vabbè, signor Brico, ho capito. Ma tu vieni qua, mi deludi. Proprio tu, Vox Populi, mi chiedi il legno per fare... ti scusi, ma io vedo sempre che costante usano i pezzi di legno. No! C'è una una ragazza che ha dimostrato al mondo intero che adesso le sedute di tavola Ouija si fanno con le app. E per l'aggiunta, app gratis, neanche a pagamento. Per questo vi metto il link in descrizione al quale potete scaricare l'app, che utilizzeremo adesso in diretta. Sono tornato a casa, ho scaricato l'app e l'ho aperta, ma non ho fatto nessuna seduta Ouija. Proveremo adesso in diretta di registrazione, ovviamente, perché non è una live, però proveremo in diretta di registrazione qualche domanda direttamente al nostro coinquilino, il signor Mario Merola, e testiamo direttamente sul campo, cioè, ma io voglio capire quale costante vi fa queste analisi sul campo, queste prove tangibili con mano direttamente, ma i costante, queste sono prove. Allora, installiamo l'app. Allora, app installata. Allora, l'app installata si chiama Spirit Oracle Board. Adesso la mettiamo in sovraimpressione, la mettiamo proprio attaccata qua a fianco. Infatti mi sposto anche in modo che ve la schiattiamo qua sullo schermo. E proviamo a fare in diretta, live, una seduta ufficiale di tavola Ouija. Anzi, prima vediamoci qualche piccolo passaggio del video mediante il quale io sono venuto a conoscenza di questa mirabolante applicazione. Andiamo a vedere. Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Io sono Matilda e oggi andrò a fare la tavola Ouija, però su un'applicazione del telefono. Purtroppo è l'applicazione solamente in lingua inglese e quindi... Matilda, Costander Matilda, ma tu ringrazia Marone che... Io voglio avere a te se la devi fare in coreano, la seduta di tavola Ouija. E in inglese va benissimo, va bene, fidati, potevi andare peggio. Quindi insomma direi di iniziare. Ok, iniziamo allora. Ragazzi, ma questa musica non vi è familiare? Riascoltiamola un attimo. No, thanks. Allora, iniziamo. Chiediamogli come si chiama. Iniziano proprio con il piede sbagliatissimo, Matilda, proprio sbagliato. Lo so che non è mia la canzone, però tu non puoi pretendere che utilizzi una musica che utilizzo io e io non vengo evocato all'interno del tuo video. Lo dovevi sapere, questo lo dovevi sapere. Diciamoli se è buono o cattivo. Are you good? Sento dei rumori. Bene, ragazzi.
Ok, quindi sembra abbastanza intuitivo. Basta fare una domanda verso il telefono, in inglese ovviamente, e la tavola Ouija si muoverà, cioè la tavola Ouija capterà la domanda, la potremo leggere al di sopra per confermare se abbiamo pronunciato bene, se ci ha capito, e poi risponderà automaticamente a quella che è la nostra domanda. A me sembra una cosa abbastanza veritiera, cioè sicuramente funzionerà così, perché è proprio sicuro, è un metodo scientifico, tecnico, disarmante, disarmante. E per questo noi ci fideremo di questa applicazione. Andiamo a usarla con le nostre mani. Allora, io non vi faccio la traduzione letterale, ve la metto direttamente come testo in alto qua in alto sopra la tavola Ouija. Allora, iniziamo, mi raccomando. Can you hear me? Sì. No. Come sì e no? Ah, riesci a sentirmi così e così? Forse così e così. L'età, Mario, è l'età. Amplifon. Io adesso ho un po' paura a porre questa domanda, ma facciamoci coraggio. Are you alone? No. Io lo sapevo solo che non sei solista. Lo sapevo che non eri da solo, Mario. Io lo sapevo. Vediamo se riusciamo a incastrarlo. Are you the ghost of a singer? Sì. Io lo sapevo. Queste sono prove inconfutabili. Ma noi non siamo contenti. Andiamo ancora di più nella scazzetta. Cioè, andiamo più nel dettaglio. Vediamo se riusciamo a incastrarlo ancora di più. Are you the ghost of the best ever singer? Sì. Porca miseria, è lui il miglior cantante. Ma a noi questo non basta. Noi siamo ricercatori seri, dobbiamo avere delle prove schiaccianti. Dobbiamo chiedergli qualcosa proprio di particolare di Mario. Cosa possiamo chiedere? Giusto, zappatura. Are you the singer of A Farmer Doesn't Forget His Mother? Lo so, sono un coglione, hai ragione. Ace, è lui! Huh? Happy? Felicissima sera a tutti questi signori ingruattati! È lui! In diretta! Grande, ma io lo sapevo che eri tu! Felicissima sera a tutti questi signori ingruattati! No, ragazzi, questa è la prova più schiacciante, cioè questa io non lo so. Io non credo che un ghost hunter abbia mai portato in video una prova così schiacciante dell'esistenza di un fantasma all'interno del suo studio. Sto sudando freddo, ve lo giuro. A parte che si vede, sto sudando freddo. Io però devo capire chi sta con lui, perché ha detto che non era solo. Mario, are there a little blue girl ghost? Io lo sapevo, Azzurrina sta qua. E chi glielo dice adesso a quello che pensa che se la sta portando in braccio a 2 settimane? Ma ragazzi, io non penso di poter reggere oltre una seduta di tavola Ouija multimediale del genere. Io non so come fanno gli altri costander che sono così sciolti con tutta una chance. Io no, è troppo stressante, lo dobbiamo salutare. Goodbye Mario, and how our lady accompany you? Ovviamente, popolo di infamili, fino a questo punto siamo stati abbastanza ironici. È vero che qui c'è lo spirito di Mario Merola, ma sicuramente mai e poi mai potremmo arrivare a lui mediante un'app per smartphone. Quindi io vi invito a diffidare di qualsiasi app al mondo millanti di effettuare ricerche di qualsivoglia tipo in ambito paranormale. Ma soprattutto perché con i soldi che voi investite in queste app potete tranquillamente fare miliardi di altre cose. E anche qualora queste app fossero gratuite, con il tempo investito nell'utilizzo di queste app fasullissime, più false delle reazioni e dei video di diversi costanti che conosciamo, di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, non facciamo nomi, non facciamo riferimenti, non ci non importa proprio, potreste utilizzare quel tempo per fare attività veramente più prolifere. Quanto siete zozzi, voglio, non mi riferivo a quello. Quindi, per coloro che volessero approcciarsi per le prime volte al mondo della ricerca sul paranormale, il mio consiglio è quello di fare una bella ricerca, una bella selezione, una bella scrematura, magari prendendo in considerazione lo storico di qualche gruppo serio di investigazione sul paranormale. In Italia ne abbiamo diversi che operano veramente da tanti tanti anni, diversi anche, e molti di loro sono anche pluridecennali. Magari scegliere liberamente un gruppo che si ritiene valido, contattarli. Sicuramente i membri del gruppo scelto saranno felicissimi di mettersi a vostra disposizione per darvi qualche consiglio e muovervi in questo senso. Non affidatevi assolutamente a fantomatiche applicazioni, fantomatici Game Boy, fantomatiche
tecniche, paratecniche o simili, perché ripeto, ci sono miliardi di attività che in alternativa possono sicuramente regarvi maggior giovamento. Quindi, se condividi quanto abbiamo detto e quanto abbiamo visto e se ti è piaciuto il video, lascia un like, iscriviti al canale, condividilo con i tuoi amici, segna in agenda l'appuntamento di questo weekend con il video dedicato al contest in Family 800 e come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!